Le conseguenze sulla salute causate dalle polveri sottili sono stati uno dei temi della festa annuale di Legambiente a Quarrata. La festa nell'Aia, dove a Olmi ha sede l'associazione, che conta su 200 volontari in questo territorio per la sua attività e che è stata dedicata al ricordo del compianto giornalista quarratino Giancarlo Zampini. Da tempo ci si occupa di polveri fini, no? Non per niente con il centro del CNR di Firenze si sta portando avanti dei polverometri e degli analizzatori sperimentali proprio per misurare le polveri fini PM2,5 e PM10 sul territorio. Chiaramente questo anche in collaborazione con l'ARPAT, ma questi analizzatori sono ancora più specifici perché rispetto a quelli dell'ARPAT fanno, diciamo, un'analisi ogni 5 minuti e sono in grado di vedere nel tempo come si evolve le concentrazioni delle polveri fini durante l'arco della giornata. Come ha misurato l'ARPAT, le abbiamo misurate anche noi, le concentrazioni delle polveri fini qui per diversi giorni dell'anno si passa ai limiti di legge, ma di molto anche. E quindi la nostra ricerca è prima di cercare di togliere l'inquinamento da polveri fini in questa zona, perché per particolari condizioni meteorologiche le polveri fini qui e l'aria viene schiacciata verso il terreno e non se ne va. E quindi l'unico mezzo per uscirne è non fare inquinamento in questa zona, altrimenti non ne usciamo. La festa proprio sul problema delle polveri sottili è stata occasione per presentare al pubblico una ricerca che è stata condotta a livello mondiale. Proprio in questi giorni l'Università della Medicina del Lavoro di Siena mi ha mandato una ricerca fatta a livello mondiale sulle polveri fini e tutte le cause, tutti i problemi che danno, perché su 562 città hanno fatto questa ricerca e hanno visto che le polveri fini PM2,5 e PM10 portano un incremento incredibile delle malattie cardiovascolari e delle malattie polmonari. Ora, tutto questo è stato fatto, una ricerca a livello mondiale fatta da medici e anche l'Università di Siena la sta studiando e valutando e noi faremo lo stesso.